telespettatori di Ok Italia Parliamone, nel decreto rilancio sono contenute anche varie misure per il settore dei trasporti. Lo scorso 14 maggio la ministra Paola De Micheli, durante una conferenza stampa, ha ribadito che gli interventi previsti dal decreto rilancio per il settore del trasporto sono numerosi e toccano tutte le aree della logistica. Tra le varie misure, il decreto ha anche messo a disposizione 20 milioni di euro in più nel fondo per l'autotrasporto su gomma per abbattere il costo dei pedaggi autostradali. Sale così questo fondo a 260 milioni di euro. Dal questo fondo si potrà anche attingere per gli investimenti per la sostituzione dei camion più inquinanti con mezzi che siano più compatibili con l'ambiente. Questo intervento specifico vuole sostenere un settore che in questi mesi, nel pieno della pandemia Covid-19, ha rivestito sicuramente un ruolo centrale per garantire i collegamenti e il trasporto merci e permettere a tutti noi di gestire in tal modo la situazione di emergenza causata dal coronavirus. Oggi abbiamo ospite per parlare del settore trasporti e appunto del decreto rilancio Marcello Di Caterina, direttore generale, vicepresidente di ALIS, l'associazione logistica dell'intermodalità sostenibile. Ricordiamo che è l'unica associazione di categoria a mettere a sistema tutti gli operatori del mondo dei trasporti. Buongiorno Di Caterina. Buongiorno a lei, dottor Morosini, grazie per l'invito e saluto tutti i telespettatori. Di Caterina, le imprese che voi rappresentate sono soddisfatte dell'attenzione posta dal decreto rilancio alle esigenze del trasporto o vi aspettavate di più? Lei ricordava bene, oggi ALIS è espressione di una rappresentanza di più di 1.500 imprese, 26 miliardi di fatturato, 172 mila dipendenti diretti e indiretti. Io ricordo sempre questi numeri perché arrivo subito alla risposta. Noi siamo profondamente insoddisfatti di questo ulteriore decreto che segue quello Cura Italia, segue quello Liquidità, e noi ci aspettavamo da questo famoso decreto, che doveva essere il decreto aprile, ricorderemo tutti, è arrivato a maggio, l'hanno chiamato rilancio, ma per noi c'è ben poco rilancio rispetto a quello che avevamo chiesto. È un decreto che io chiamerei più decreto di parziale sostegno per alcune categorie e per alcune, diciamo, persone, famiglie, ma che non va nella direzione di rispondere a quelle che sono le esigenze delle aziende, del popolo del trasporto. Noi, ricordava bene lei, il ministro ha dichiarato attenzione a questo settore con una serie di misure, ma sono misure strutturali che già c'erano nelle precedenti finanziarie. Rifinanziarle non va solo nella direzione di riproporre misure già note al settore, ma che non danno poi quella necessaria liquidità a sostegno dell'occupazione che quelle imprese che non si sono mai fermate dal primo minuto, io non smetterò mai di ricordarlo, noi apparteniamo a quella categoria che ha mantenuto durante la pandemia una costanza e una presenza che ha garantito la consegna dei beni di prima necessità, dei medicinali, degli apparati sanitari. Siamo stati quelli che non si sono mai fermati e che chiaramente hanno sopportato i costi che venivano fuori, i costi fissi che si sono tenuti alti, e purtroppo con volumi di affari sensibilmente ridotti, talvolta addirittura che hanno raggiunto lo zero. Ci aspettavamo più attenzione, ci aspettavamo più interesse rispetto ad un mondo che oggi ha garantito e garantirà e deve garantire la continuità economica e sociale di questo paese. Quindi la nostra azione di oggi è quella di testimoniare con forza che bisogna fare uno sforzo in più, ma uno sforzo importante, uno sforzo che deve andare nella direzione di emendare questo decreto che consta di più di 200 articoli, più di 400 pagine e purtroppo grida vendetta rispetto a delle azioni che noi avevamo chiesto e che non sono state affatto recepite. Avevamo chiesto un credito d'imposta per le aziende del trasporto pari a circa il 40% dei costi fissi sui noli, sui pedaggi autostradali. Avevamo chiesto una moratoria sui debiti finanziari che allargasse l'articolo 56 del Cura Italia, che portava l'asticella fino a 10 milioni di fatturato. Avevamo detto cerchiamo di alzare questo livello. Avevamo chiesto, proprio per una questione legata ad un rilancio vero e proprio, un incentivo, incentivi per il settore dell'automotive. Anche in questo caso
la risposta è stata negativa. E in ultimo, the last but not least, avevamo detto cerchiamo di individuare una decontribuzione sugli oneri sociali di chi non ha mai utilizzato la cassa integrazione, perché noi siamo quel settore che abbiamo utilizzato pochissimo, quasi niente, la cassa integrazione, che invece abbiamo avuto dall'altra parte una risposta zero rispetto a quelli che sono gli aiuti che dovevano avere i nostri associati. Quindi vi aspettavate qualcosa di più, anzi molto di più forse di Caterina? Assolutamente molto molto di più, molto di più, e tutto questo non è arrivato. E posso dire che invece c'è stato un sostegno parziale o di alcuni settori, o in particolare abbiamo inspiegabilmente visto in uno degli articoli di questo decreto rilancio, l'articolo 205 in particolare, l'aiuto ad un unico operatore del settore marittimo, al quale è stata concessa una proroga, gli sono stati destinati per un anno 72 milioni di euro per non rifare una gara che era assolutamente necessaria ed era scaduta e scadrà il 18 luglio prossimo. Questo operatore gli viene concessa una proroga nonostante lo stesso operatore oggi abbia un debito nei confronti dello Stato di circa 200 milioni di euro, dei quali 115 sono già scaduti e non sono stati pagati. Allora diciamo, va bene, il Covid, l'emergenza, tutto quello che, le scuse che possiamo trovare, però visto che c'era un debito consolidato nei confronti dello Stato, io mi chiedo, vediamo, come mai non c'è stata una compensazione rispetto a questo? Sì, come mai? Di Caterina, questo aspetto però hanno voluto prorogare questo contratto che, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, era in naturale scadenza il 18 luglio prossimo, giustificando il motivo perché bisognava garantire la continuità territoriale marittima con le isole. Non ci sarebbe stato forse il tempo di poter fare una nuova gara? Il tempo c'era tutto, perché comunque una convenzione che scade il 18 luglio di quest'anno avrebbe dovuto prevedere un lavoro preventivo, da iniziare, voglio dire, già alla fine dello scorso anno, inizio di quest'anno. Ma tra l'altro, siccome la proposta è quella di un modello diverso rispetto a quella di elargire 72 milioni di euro ad un unico operatore con un esborso per lo Stato enorme, perché oggi il mercato non è più quello di 8 anni fa quando è stata introdotta questa convenzione. Oggi il mercato è un mercato che vede questo operatore che detiene solo il 25% del mercato del trasporto marittimo da e verso le isole, mentre l'altro 75% viene generato da operatori che non ricevono un euro di contributo a prezzi che assolutamente competitivi. Questo vuol dire che si crea un'alterazione delle regole del mercato, quindi una concorrenza sleale. Questo vuol dire che praticamente si danno dei soldi che potevano essere dati a tutto il popolo del trasporto, magari anche ai cittadini sardi o ai cittadini siciliani, ai quali si poteva dire viaggiate come volete, quando volete, con chi volete, e cercate di utilizzare questi soldi per ridurre i costi del vostro trasporto merci o del trasporto passeggeri. Tutto questo non è avvenuto inspiegabilmente. Poi apprendiamo da alcuni organi di stampa, da quello che scrivono i giornali, che è ripartita quella campagna di, come dire, di strane sponsorizzazioni ai partiti politici. Voglio dire, non voglio fare nessun riferimento diretto o indiretto, ma certamente è inspiegabile che si perda tempo per garantire trasparenza, si perda tempo rispetto a questo e venga affidata una proroga a un soggetto che tranquillamente poteva essere in questo momento già pronto ad un passo indietro e a garantire a tutti di ripartire praticamente con la stessa forza e con la stessa capacità di mercato rispetto a uno che riceve degli aiuti e gli altri no. Questo ci lascia sorpresi. Abbiamo iniziato una campagna mediatica molto forte rispetto a questo. Vogliamo assolutamente dire a tutti quelli che ci ascoltano, ma con molta serenità, che tutto questo non va bene. E tra l'altro ci auguriamo che, oltre a una garanzia di una scadenza certa che possa prevedere una proroga che non vada oltre a questo punto i 6 mesi, ma non assolutamente come era partito, che era addirittura 18 mesi, oggi lo hanno ridotto a 12 mesi, e queste riduzioni danno ancora una volta una risposta. Evidentemente sono in difficoltà, si sono resi conto che è stato concesso qualcosa che non andava concesso, ma noi non ci fermeremo rispetto ad una continua richiesta di risposte
su un qualcosa che ci sembra profondamente ingiusto e che riteniamo debba essere assolutamente corretto dal Parlamento, perché il provvedimento del decreto rilancio è stato incardinato ieri alla Camera, passerà praticamente al vaglio della Camera, subito dopo sarà al vaglio del Senato. Ci auguriamo che non si arrivi ad un risultato finale a botta di fiducia, ma di fiducia sia alla Camera che al Senato, ma che si dia l'opportunità al Parlamento di discutere, di migliorare questo testo, sebbene la provvista che è stata riservata a Camera e Senato per gli aggiustamenti del caso è pari solo a 800-900 milioni di euro contro uno stanziamento di 55 miliardi del decreto. Ma noi, per quanto ci riguarda, le nostre misure, quelle che avevamo proposto, costavano quasi nulla allo Stato, e in modo particolare questa della continuità territoriale non solo costa nulla, ma tra l'altro va anche nella direzione di far risparmiare lo Stato. Per questo motivo non capiamo perché le nostre continue richieste... Caterina, lei sicuramente ha fatto maturare in tutti i nostri ascoltatori una grande curiosità, perché tutti noi che viviamo vicino al mare vediamo tante navi di varie compagnie diverse che collegano anche le isole. Lei ha parlato più volte, a più riprese, ha ripetuto un solo operatore, un solo operatore, un solo operatore. Qual è questo operatore? Possiamo dire... L'operatore si conosce perché l'operatore è quello storico, che del gruppo, diciamo, che in questo momento detiene la convenzione pubblica, che è la Tirrenia, ma questo lo sappiamo. Il tema è capire perché non si è arrivati ad una, diciamo, ad una possibile nuova gara che possa mettere di nuovo ai nastri di partenza tutti gli operatori. Però di Caterina, abbiamo detto che la scadenza era il 18 luglio, la scadenza naturale. Bene, voi che rappresentate anche lo shipping, anche le compagnie di navigazione che fanno questo stesso servizio della Tirrenia, perché non avete premuto per tempo affinché si procedesse a fare la gara? No, noi in verità lo stiamo cercando di spiegare e di raccontare già da un anno, dottore. Questo va detto, perché siamo stati anche ricevuti con molto garbo, con molta attenzione, devo dire, anche dal Ministro. Questo io lo devo riconoscere. Tra l'altro io ho grande stima e grande apprezzamento per il Ministro come politico, come persona, perché personalmente, come lei ricorderà, ho avuto anche una mia presenza da parlamentare, quindi conosco, all'epoca era una mia collega in Parlamento, conosco perfettamente la persona e la consistenza della persona. Devo dire che lei ci ha sempre accolto, ci ha sempre ascoltato, ma è un discorso generale, complessivo, dove noi cerchiamo di capire cosa spinge l'intero governo a non essere rapido rispetto a delle scelte che potrebbero favorire sicuramente un risparmio di soldi. Lei ha detto bene, io mi trovo a Napoli, ho scelto ad hoc questa sede per questa intervista, per avere alle spalle il Castel dell'Ovo e le barche, perché questo è un altro ragionamento che a noi sta a cuore. Lei si renderà conto che il 2 giugno è domani mattina, ad oggi ancora non ci sono risposte chiare, certe, sul come far partire il trasporto dei passeggeri. Cioè i nostri soci, che per quanto riguarda le merci stanno camminando e stanno cercando di non fermarsi con grandi sacrifici, e quindi anche le linee marittime vengono confermate e i marittimi continuano a fare il loro lavoro, però di fatto poi la parte passeggeri è azzerata. Ci chiediamo quando potremo avere risposte chiare, certe, sul come, quando e perché. Perché oggi, se lei vuole andare con la sua famiglia al mare, lo può fare, però magari se lei mi chiedesse: ma posso prendere io domani mattina una nave da Civitavecchia e andare ad Olbia per fare un bagno in Sardegna? Lei non lo può fare, ma non ci arrivano neanche risposte sul quando si ripartirà. Ciascuno dei presidenti delle regioni sta andando un po' per conto suo. Il presidente della regione Sardegna, in un'intervista di oggi, dice che probabilmente il tutto ripartirà il 25 giugno. Follia. Il presidente della regione siciliana invece sembrerebbe voler anticipare rispetto alla data del 25 giugno, ma comunque ciascuno sta andando per la sua strada. Vogliamo fare ordine, vogliamo evitare confusione, vogliamo dare allo Stato, il governo vuole, diciamo, con queste continue task force anche di rapporti Stato-Regioni, dare un contributo per arrivare rapidamente a quelle che sono le risposte che noi tutti aspettiamo, ma non per favorire e stimolare la vacanza di ciascuno di noi, ma per non far morire due settori, che è quello del turismo, quindi settore alberghiero, e per non far morire il settore balneare, per non far morire il settore del trasporto passeggeri. Cioè, questi stanno giocando con il fuoco.
e tutto questo purtroppo non viene recepito, non viene capito, si fanno solo polemiche e dibattiti politici questo probabilmente sì. Per cercare... Però sulla mobilità di Caterina, sulla mobilità tra le regioni pare, ecco, che avrebbero già dovuto darci appunto il responso, ma pare che lo sapremo nei primi giorni di giugno, se ovviamente potremo muoverci, perché stanno aspettando ancora la valutazione degli ultimi dati. Ma noi siamo in grande ritardo, per semplicemente per il fatto che lei, se lei vuole partire ed è una sua scelta personale, va bene, ma per poter far ripartire una stagione di prenotazioni, noi dobbiamo essere messi nella condizione di capire come, quando e perché riaprire gli uffici, i nostri booking, le nostre attività di prenotazione, che devono poi far dare risposte anche agli albergatori. Io la invito a fare una passeggiata per Roma, per le grandi città del turismo. Roma ha tutti i grandi alberghi chiusi e non pensano neanche di riaprire, stanno sostenendo la cassa integrazione perché non hanno prenotazione, perché non è partita la programmazione. Qua si parla di decreto rilancio, ma rilancio di che cosa? Questo è un decreto sostegno, di parziale sostegno, per essere un po' più, diciamo, come la dichiarazione che ho fatto prima, un po' più cattivello, di sostegno a qualcuno. Ma quando è che possiamo effettivamente parlare di rilancio? Quando è che possiamo parlare di una strategia politica che preveda il consolidamento delle aziende, così come sta avvenendo in Europa, dove il governo favorisce attraverso la semplificazione, la sburocratizzazione, l'opportunità di consolidare le grandi aziende attraverso l'accorpamento delle piccole, che non deve essere un lavoro che il pubblico assorba il privato, ma che il privato più grande possa servire il privato più piccolo per creare dei campioni nazionali che possono essere competitivi con gli altri stakeholder del settore negli altri paesi europei. Tutto questo non sta avvenendo. Noi assistiamo quotidianamente a dibattiti politici sterili, a contrapposizioni politiche inutili che non fanno il bene del paese, ma cercano solo di portare a casa dei voti rispetto a delle proiezioni o a dei sondaggi dei singoli partiti. Tutto questo non è pensabile rispetto ad un momento critico, drammatico, assolutamente, che ha bisogno assolutamente di risposte concrete, rapide, per tutte quelle persone che hanno purtroppo sono nelle condizioni di non poter riaprire o non poter avere una loro continuità economica. Noi, oltre al coronavirus, ci stiamo preparando a una di quelle drammatiche crisi sociali che porterà a un'ecatombe, che non è solo un'ecatombe finanziaria, ma in tali casi potrà essere anche rispondere a purtroppo persone che si toglieranno la vita per questo. Questa situazione deve essere presa... Porta anche una problematica sociale molto forte. La sento molto carica e molto battigliera anche. Ma quali sono i programmi e le iniziative che Alice, per far sentire la sua voce, metterà in campo nei prossimi mesi? Guardi, noi abbiamo già abbiamo già idea di programmare un momento di confronto a luglio, qualora ci fossero le condizioni e ci dessero l'opportunità di farlo, perché stiamo organizzando già a luglio un momento di confronto molto importante con le istituzioni, con il governo, con i nostri associati a Sorrento, che dovrebbe ciò avvenire il 16 e il 17 luglio. Ovviamente stiamo aspettando, è inutile anticipare, perché se poi questo non potrà avvenire, vorrà dire che poi lo rinvieremo, ma al di là di questo la nostra azione mediatica continuerà, grazie a lei, grazie alle altre trasmissioni televisive che ci continuano a chiamare e a far sentire la nostra voce, continuerà un nostro dialogo con Parlamento e Senato e con il Governo, con una serie di istanze che noi continueremo a fare, a chiedere a chi ci governa, ma sempre nel rispetto dei ruoli e nel rispetto di quelle che sono ovviamente le reciproche anche competenze. Certo, bisogna fare in modo che ci sia un dialogo aperto, costruttivi. Noi che sponsorizza o stimola quegli scioperi privi di contenuti, che non hanno senso rispetto ad un momento critico come questo. Noi siamo per il dialogo, ma siamo anche per i risultati, e per ottenere i risultati il dialogo deve portare anche a un confronto costruttivo che dia risposte immediate, che non si ascriva solo ed esclusivamente a chiacchiere che restano tali per poi aspettare, essere speranzosi di leggere norme che vadano nella direzione della continuità economica del paese, invece poi arrivano dei pannolini caldi che francamente servono a poco
e servono semplicemente a strumentalizzare un messaggio e a enfatizzarne qualcun altro senza dare le risposte che ciascuno di noi si aspetta. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie a Di Caterina. Torneremo a collegarci con Alice per sapere gli sviluppi del settore logistica e trasporti. Grazie, dottor Amorosini, grazie. Grazie e buona serata a lei. Buona serata a tutti.